Salve a tutti amici di Campagna nel Pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Braga sul risultato di 2-0 in favore degli azzurri. Napoli che dunque finalmente ritrova la vittoria che qui a Fuorigrotta mancava dallo scorso 27 settembre, qualificandosi agli ottavi di finale della UEFA Champions League. È la quinta qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea dell'era De Laurentiis, ottenuta con in panchina proprio colui che fu l'allenatore della prima qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, ottenuta nel 2011 con, lo ricorderete, il Napoli, che riuscì a vincere la partita decisiva per la qualificazione in Spagna contro il Villarreal, una partita che è particolarmente ricordata anche per un gesto di Walter Mazzarri, che sul risultato di 0-0, per dare la scossa alla squadra, si fece espellere di proposito, ed in seguito il Napoli riuscì ad ottenere la vittoria per 2-0 grazie ai gol di Gökhan Iller e Marek Hamšík, una qualificazione che tra l'altro arrivò ai danni del Manchester City di Roberto Mancini. Una vittoria, quella di questa sera, ottenuta tutto sommato in scioltezza, un Napoli che ha fatto vedere delle belle trame di gioco, che sino alla mezz'ora non ha in pratica concesso alcuna palla gol al Braga, così come desiderava Mazzarri. È arrivata la vittoria senza subire gol, però poi è chiaro che sulla fase difensiva c'è ancora da lavorare, perché si è vista comunque qualche situazione da registrare, ma l'importante è che comunque stiamo assistendo ad un continuo progresso. Lo ripeto, i miglioramenti si erano già visti in occasione delle sfide ad Inter e Juventus, al di là dei risultati finali che poi possono trarre in inganno, ma è sotto gli occhi di tutti che parliamo di partite nelle quali al Napoli è anche girato un po' tutto storto. Sullo 0-0 avremmo indubbiamente meritato il vantaggio, e poi ovviamente un po' di situazioni negative hanno portato alle sconfitte. Però bisogna dunque ripartire da qui con la speranza di ritrovare la vittoria anche in campionato, a partire dalla gara di sabato prossimo, sempre qui a Fuorigrotta contro il Cagliari. Nella serata di domani conosceremo tutte le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di finale. Per il momento ne conosciamo quattro, ovvero Bayern Monaco, Arsenal, Manchester City e Real Sociedad. In totale dovrebbero essere sette le possibili avversarie, considerato che tra le otto prime c'è il Real Madrid, che chiaramente il Napoli non può pescare nuovamente agli ottavi di finale, avendolo già incontrato alla fase a gironi. Però infine le possibili avversarie potrebbero essere anche sei, nel caso in cui la Lazio dovesse battere l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e dunque passare come prima, perché ricordiamolo che agli ottavi di finale non sono possibili neanche incontri tra le squadre della stessa nazione. Dunque, detto questo, è al momento tutto qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Appuntamento alla giornata di domani, quando come sempre ci ritroveremo. Scusate, abbiamo un po' di problemi tecnici. Comunque dicevo, ci ritroveremo domani per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo, nel quale andremo ad approfondire tutti i temi riguardanti questo Napoli-Braga ed in generale la situazione attuale degli azzurri. Buona serata a tutti.